La ventesima giornata del campionato di Serie B Old Wild West. Al Palasport di Casalnuovo c'è il derby. La generazione vincente Napoli Basket affronta la Virtus Basket Pozzuoli. Buonasera da Stefano D'Angelo e da Stefano Prestisimone. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora Stefano, derby emozionante, sentito tra queste due squadre. All'andata non andò benissimo per Napoli, che fece forse una delle più brutte prestazioni di questo campionato. Stasera è chiamata al riscatto di quella partita. Beh sì, da quella partita ad oggi sono cambiate parecchie cose. Quello è stato forse uno dei momenti più bassi della stagione di Napoli, una sconfitta abbastanza pesante, oltre 10 punti in un derby che ovviamente ha sentito, atteso, grande dispiacere da parte della dirigenza, anche delusione nei giorni successivi. Oggi insomma il panorama è totalmente cambiato, perché Napoli viene da 5 vittorie consecutive, molto lanciata. Con l'arrivo di Bagnoli pare sia cambiato tutto anche nella testa, oltre che nel gioco della squadra. Sembra quasi un'altra squadra oggi, per la sicurezza con la quale gioca delle partite e vince delle partite che invece un paio di mesi fa soffriva a portare a casa. È chiaro che oggi parte abbastanza nettamente favorita, però essendo un derby e con l'innesto di De Ninno, un nuovo giocatore buono per la categoria della Serie B che ha fatto Pozzuoli, sicuramente non sarà una partita facile. Eh sì, non sarà una partita facile, però siamo pronti a raccontarvela. Napoli in campo con un Guarino, Di Vicaro, Milani, Bagnoli e Dincic. Dall'altra parte ci sono Di Marco, Tiam, Tessitori, Carricchiello e Bini. La prima palla a due è di Pozzuoli, dunque primo attacco per la squadra ospite, con subito il fallo da parte di Tommaso Milani. Primo ovviamente fallo di Milani, primo fallo di squadra per la generazione vincente Napoli Basket. Di Marco va da Carricchiello, su di lui c'è Di Vicaro, esce dai blocchi Tessitore, prova a cercare Bini che poi va nell'angolo per Di Marco. Carricchiello si prende la prima tripla del match, che è corta, il rimbalzo è di Guarino che prova a correre subito in contropiede, apre per Di Vicaro che pensa alla conclusione da tre punti, però preferisce andare da Bagnoli che mette il pallone a terra, va fino in fondo Bagnoli a prendersi un fallo. Vediamo se, anzi no, gli arbitri assegnano semplice rimessa da fondo campo. Dunque primo fallo di squadra per Pozzuoli, ci sarà semplice rimessa laterale per la generazione vincente Napoli Basket. Guarino prova ad andare subito da Bagnoli, Tiam sporca il possesso e regala un'altra rimessa alla Gevi Napoli Basket. Di Vicaro va da Bagnoli, spalla a canestro contro Tiam, poi il pallone per Dincic che poi torna da Guarino, sotto per Bagnoli, due punti per Napoli, che inaugura così il tabellino con il solito Simone Bagnoli. Di Marco corre senza essere contestato da Ciccio Guarino, arriva la palla persa da parte di Pozzuoli, che nella circostanza con Tiam aveva calpestato la linea di fondo campo. Rimessa per Napoli, Pozzuoli che difende a tutto campo. Vediamo, c'è qualcosa che non va con il tavolo. Pare sia tutto risolto. Cenno d'intesa degli arbitri con il tavolo, si può riprendere il gioco con la rimessa di Milani che va da Di Vicaro. Milani poi resta lui in cabina di regia, spada Dincic, si alza Bagnoli, riceve adesso. Bagnoli cerca il supporto dei compagni ma non lo trova, prova a pescare sotto Milani che in qualche modo prende questo possesso. Bisogna andare al tiro, sono 5 secondi sul cronometro del 24, ci prova Milani, il tiro è corto, il rimbalzo è di Di Marco che guida la transizione di Pozzuoli. Tessitore si alza, Tiam a portare il blocco su Di Vicaro, va per via centrale, Tessitore si butta dentro, va a alzare la parabola, a segnare, due punti per Pozzuoli, primi di questo match con Tessitore. Guarino supera in velocità Di Marco,
e poi va da Tommaso Milani, arriva il blocco di Bagnoli, prova a mettersi in proprio Milani, poi va da Guarino nell'angolo per Di Vicaro, che pesca sotto Dincic, che va da Bagnoli, spalla canestro contro Thiam, nell'angolo poi per Milani che si alza da tre punti, va a sbagliare la tripla Milani, rimbalzo di Thiam. Di Marco prova ad aprire subito il gioco per Carrichiello, che va nell'angolo da Tessitore, che si prende la tripla contestata da Milani, arriva l'errore da parte di Tessitore, rimbalzo di Napoli, si prova a correre con Ciccio Guarino contro Di Marco, va fino in fondo Ciccio a prendersi il fallo di Marco, e dunque rimessa per Napoli, fallo giusto sanzionato a Di Marco, che nella circostanza aveva chiuso la linea di penetrazione a Ciccio Guarino. Dunque rimessa in zona d'attacco per Napoli, e Milani l'incaricato, riceve Bagnoli che va fuori da Dincic, ancora per Guarino, sotto per Bagnoli, ancora due punti in fotocopia sull'asse Guarino-Bagnoli, assist di Guarino e canestro di Bagnoli, due assist per il capitano, 4 punti per Bagnoli, 4 punti per Napoli. Tessitore va sotto da Thiam, ancora Thiam, va da Di Marco che si alza da due, però c'è il fallo di Ciccio Guarino, sarà semplice rimessa in attacco per Pozzuoli. Stefano, qui è un fallo che poteva esserci e non esserci. Sì, insomma, da qui sembrava che avesse preso palla, però vabbè, ci può stare in un'azione convulsa, insomma, in mezzo a un po' di folla, una cosa del genere. Però è partita bene perché palla dentro, come sta predicando Lulli, per poi insomma, far chiudere la difesa e incominciare a far tirare gli esterni belli liberi. Questo è un po' adesso la caratteristica della squadra con Bagnoli, che prima non avevamo, che Malagoli aveva caratteristiche diverse. Ora se metti palla dentro a Bagnoli, difficile fermarlo con i chili e centimetri che ha, e il momento in cui tutta la squadra avversaria collassa su Bagnoli, ci sono buoni tiri per i napoletani. Assolutamente sì, intanto buona la difesa di Napoli che concede una rimessa, solo 3 secondi sul cronometro dei 24, si alza Tessitore col tiro forzatissimo che prende il ferro in qualche modo, Carrichiello tiene questo pallone dentro e alla fine però viene raccolta da Dincic la sfera, Milani prende la conclusione, poi va sotto da Dincic, spalla canestro contro Tessitore, Dincic prova a batterlo, ci riesce, va fino in fondo Dincic e va ad appoggiare due punti semplici, 6 generazione vincente Napoli Basket, 2 Virtus Basket Pozzuoli. Di Marco dal palleggio si alza, Bini pensa alla conclusione della 3, se la prende Bini e va a realizzare la prima tripla dell'incontro, accorciando sul 6-5, riceve Bagnoli in punta, poi va da Guarino, ancora Milani, si alza da due punti Milani, va a sbagliare, il tiro è corto, il rimbalzo è di Bini, Tessitore ancora in attacco per Pozzuoli, va fino in fondo cost to cost di Tessitore, due punti che regalano il nuovo vantaggio di una sola lunghezza per Pozzuoli. Di Vicaro va da Dincic, il consegnato per Guarino, si fa vedere Bagnoli, alla fine riceve Milani che va sotto da Bagnoli, ancora due punti per Napoli, sempre sullo stesso stile Napoli punge Pozzuoli. Di Marco, Thiam, si fa vedere Carrichiello, prova a liberarsi di Vicaro, alla fine riceve il pallone Tessitore, su di lui c'è sempre Tommaso Milani, si alza da due punti Tessitore, va a sbagliare, rimbalzo che premia Napoli perché non c'è il tocco di alcun giocatore in campo, dunque la rimessa è azzurra. Milani si va a prendere un fallo da Ernesto Carrichiello, che ha anche qualcosa da ridire agli arbitri. Guarino si va da Di Vicaro, sotto per Bagnoli, lo scarico fuori per Milani che va nell'angolo da Guarino che prova a battere Carrichiello, a rimorchio arriva Dincic, due punti per Napoli, ancora ne mangia Dincic a realizzare, 10 Cevi Napoli Basket, 7 Virtus Basket Pozzuoli.
Tessitore. Si butta dentro Tessitore, però si palleggia sul piede. L'ultimo tocco è del numero 35 di Pozzulli. Dunque Napoli che recupera palla. 4:51 al termine. 10 Gevi Napoli Basket, 7 Virtus Basket Pozzuoli. Guarino si fa vedere di Viccaro, alla fine riceve Milani, va sotto da Bagnoli, spalla canestro contro Tiam, si va fuori da Di Viccaro che si chiama il blocco di Dincic, va nell'angolo da Guarino che pensa alla conclusione, poi va da Bagnoli nell'angolo per Milani che finta la tripla e va da Guarino per due punti allo scadere dei 24. Che azione di Napoli, che azione di Napoli e che circolazione di palla. Va bene così. Di Marco per Carricchiello, ancora Di Marco, si alza da due punti contro Guarino, va a mettere il canestro del 12-9. Dincic però Napoli dall'altra parte con Milani che va a realizzare ancora, si scrive anche lui a questa festa azzurra. Carricchiello va da Tessitore, si alza Tiam per portare il blocco su Di Viccaro, attenzione ancora un passaggio errato da parte di Tessitore, c'è addirittura un fallo. Vediamo un po' cosa, anzi no, no, c'è il reset a 14 per un tocco di piede se non andiamo errati da parte di Bagnoli nella circostanza. Dunque sarà rimessa da la messa laterale per Pozzuoli con Tessitore che va da Di Marco. Di Marco prova a buttarsi dentro, poi ci ripensa, va sotto da Tiam con un passaggio quasi improbabile. Tiam va con molta calma, Tiam spalla canestro contro Bagnoli, si alza con il gancetto che non vede neanche il ferro. Il rimbalzo di Napoli, c'è Guarino già dall'altra parte che va da Tommaso Milani, sotto per Bagnoli, spalla canestro contro Bini, lo tiene bene Bini, però Bagnoli trova il giusto angolo di tiro, non la realizzazione a canestro. Da quest'altra parte Tiam va a realizzare. 14 Napoli, 11 Virtus Pozzuoli. Di Viccaro per Dincic, si va da Milani, si alza Di Viccaro e riceve un fallo, fallo dovrebbe essere di Tessitore, primo fallo personale per Gennaro Tessitore. Ci sarà rimessa per Napoli con Di Viccaro alla battuta. Dincic per Tommaso Milani, si alza Ciccio Guarino, riceve adesso ancora per Di Viccaro, Tessitore lo tiene bene, arriva però il blocco di Dincic, si alza da tre punti Di Viccaro, mette la tripla, vince Di Viccaro e Napoli sale a quota 17 punti, 17 Gevi Napoli Basket, 11 Virtus Pozzuoli. Seguiamo l'attacco degli ospiti con Di Marco che va da Tessitore, ancora Tessitore, si alza da tre punti Tessitore, va a sbagliare, il rimbalzo è di Ciccio Guarino che continua a correre sempre in contropiede. Guarino cerca e trova Dincic che va fino in fondo a alzare la parabola, a sbagliare, il rimbalzo però premia Bagnoli che va a appoggiare a canestro. Due punti facili facili per il 19-11 Gevi Napoli Basket, un break che induce coach Mauro Serpico al minuto di sospensione, quindi noi andiamo subito da Stefano Presti Simone per il commento di questi primi 8 minuti. Ma la Pozzuoli era rimasta abbastanza attaccata, insomma non mollando veramente niente fino al 14-11 con una buonissima presenza in campo, poi il 5-0, la tripla di Viccaro e questo canestro hanno scavato, diciamo, il primo divario un po' più importante. Napoli gioca bene, gioca a tratti addirittura spumeggiante, abbiamo visto un'azione in cui tutti e cinque i giocatori hanno toccato palla con scarichi un po' alla San Antonio Spurs, quel modo di giocare alla Popovic, insomma, dove alla fine fai un passaggio in più ma trovi il tiratore sempre liberissimo. È un bel modo di presentarsi questo di questa nuova Napoli, perché obiettivamente aspettavamo un
questa rivoluzione dal punto di vista anche estetico, tra virgolette, e Lulli l'aveva detto che sarebbe arrivata e devo dire che aveva ragione. Aveva ragione coach Lulli, e il lavoro fatto in questi mesi adesso è giusto che si possa legittimare in campo. È tutto pronto per la ripresa del gioco con Pozzuoli alla rimessa. C'è il neutrato Longobardi alla battuta che va subito da Di Marco per guidare questo nuovo attacco di Pozzuoli. Di Marco va da Bini. Bini consegna il pallone nelle mani di Longobardi. Su di lui c'è Dincic. Vediamo cosa si inventa Longobardi. Si butta dentro per vie centrali, va a fintare il tiro, alzare la parabola, a segnare di tabella. Due punti per il neentrato Longobardi. E nuovo attacco di Napoli con Guarino che va da Milani. Milani per Guarino. Guarino sotto per Milani, spalla a canestro contro Longobardi. Prova a far valere il fisico Milani, va fuori da Di Vicaro che si alza da tre punti nell'angolo di Vicaro, si prende un fallo. E ci saranno tre tiri liberi a disposizione di Vincenzo Di Vicaro del numero 10 azzurro. E intanto c'è un doppio cambio per Pozzuoli. Mevedovic e De Ninno, che viene dalla Serie A2, ex compagno di squadra di Simone Bagnoli alla Virtus Cassino. Intanto seguiamo i tre tiri liberi di Vincenzo Di Vicaro che va a realizzare il primo tiro libero a sua disposizione. Ce ne saranno altri due. Sbaglia il secondo tiro libero di Vicaro. Vediamo. Il terzo tiro libero invece è buono. Intanto coach Gianluca Lulli opera i primi due campi dell'incontro. Vanno fuori Milani e Guarino. In campo ci sono Erkma e Cera, che questa sera è rimasto in panchina all'inizio del match. Bini si fa vedere De Ninno. Bini va in step back e va a realizzare due punti in bello stile per Matteo Bini. Ugo Erkma si fa vedere Cera, giocano insieme i neentrati azzurri. Ancora Cera per Erkma, si va sotto poi da Bagnoli nell'angolo per Dincic che si alza da tre punti con spazio, va a sbagliare la tripla, il rimbalzo è di De Ninno. Di Marco si alza, Mehmedovic si butta dentro, Di Marco alzare la parabola con una conclusione improbabile che non va. Napoli già dall'altra parte con Di Vicaro che pensa alla conclusione da tre punti, poi preferisce andare sotto da Dincic. Non è una buona idea perché Napoli perde il pallone, dunque consegna il possesso nelle mani di Pozzuoli. 21 Gemi Napoli Basket, 15 Virtus Pozzuoli, 30 secondi al termine del primo quarto di gioco. Di Marco si va da Bini, si alza Longobardi, riceve adesso. De Ninno porta il blocco su Dincic, poi Longobardi va sotto da Bini che si alza da due punti senza ritmo, è un tiro che non vede neanche il ferro. Ci sono 10 secondi per andare al tiro. Erkma prova a costruire il gioco. Erkma va nell'angolo da Di Vicaro che si alza da tre punti, va a sbagliare la tripla. Termina qui il primo quarto. C'è stato un fraintendimento tra Erkma e il resto della squadra perché c'era bisogno di velocizzare nella circostanza, Stefano. Sì, se l'è presa un po' troppo comoda. Quando si è capito che mancavano 5 secondi, chiaramente era un pochino tardi e infatti il tiro finale di Vicaro non è stato preso in equilibrio perfetto. Si poteva fare meglio in quest'ultima azione, però direi una buonissima prima parte di match da parte di Napoli, con una Pozzuoli che comunque lotta, secondo me si risente parecchio la squadra di Serpico dell'assenza di Enrico, che è un giocatore
un flash pivot, un mini pivot potremmo dire, perché gioca sotto, ma in realtà è 1,95, quindi un giocatore dovrebbe giocare 3 da 4, ma ha un'energia, una voglia, una forza da puteolano doc qual è, figlio d'arte, che secondo me manca tantissimo a loro, perché il Nero è un giocatore tutto fisico, atleticissimo, però finora si è visto veramente poco o niente, e sotto Napoli veramente domina. Eh sì, Napoli è dominante a tratti sotto, quindi dovrà prendere le misure coach Serpico, con l'assenza di Enrico che, come diceva Stefano, è bella pesante. Siamo sul 21-15 dopo i primi 10 minuti di gioco. Ricordiamo che Napoli è reduce da 5 vittorie consecutive. In pratica nel 2019 la Gevi non ha mai perso e continua questo trend positivo dall'ultimo match del 2018, quando la formazione di coach Lulli andò a violare il campo di Scauri nello scorso 30 dicembre. Poi le vittorie su Catania, su Salerno, sulla Iul e su Battipaglia hanno completato questi 5 successi di fila. È tutto pronto per la ripresa del gioco in campo Napoli, con Erkma di Viccaro, Giera, Dincic e Malagoli. Dunque c'è la novità Malagoli in quintetto, qui di Viccaro con un passaggio improbabile, Napoli perde subito palla e Pozzuoli ne approfitta andando a realizzare 2 punti comodi comodi. Dincic per Chiera, ancora Chiera, si butta dentro, va nell'angolo da Di Viccaro che si alza da 3 punti, va a sbagliare, il rimbalzo è di Malagoli. C'è un fallo primo fallo personale di Matteo Bini. Rimessa da fondo campo per Napoli con Di Viccaro che va da Dincic, si ritorna poi in punta da Malagoli. Chiera pensa ad andare nell'angolo da Erk, ma poi preferisce andare da Di Viccaro che ritorna da Erk, ma nell'angolo per Dincic con spazio da 3 punti, ne mangia Dincic con la tripla del 24 a 17. Di Marco continua a palleggiare, poi arriva il blocco di Pini che riceve il pallone adesso, va per via centrale a prendersi il fallo di Ugo Erkma, che nella circostanza è andato a spingere l'ex Virtus Cassino. E cambio ancora per Gianluca Lulli, va ad accomodarsi in panchina Vince Di Viccaro, in campo c'è l'esordio di Dario Molinari in questa partita. 24 Napoli, 17 Virtus Pozzuoli. Di Marco va fuori da Memedovic che prova a cercare l'angolo di tiro giusto, però la sua conclusione non vede neanche il ferro. Napoli può gestire questo nuovo attacco con Chiera. Ancora Chiera, arriva il blocco di Malagoli, si alza da 3 punti, Chiera va a sbagliare, ma c'è un fallo in attacco sanzionato a Riccardo Malagoli, probabilmente per un blocco in movimento. Almeno questo è il parere degli arbitri. Intanto c'è De Ninno a portar palla contro Dario Molinari. La pressione di Molinari su l'ex Cassino. Si butta dentro Di Marco, va a alzare la parabola. Qui azione al limite di Di Marco con il pubblico che protestava per un passi. De Ninno va sotto da Memedovic. Il passaggio è sporcato da Napoli che recupera il pallone con Chiera che va da Dincic. Spalla canestro contro Bini. Ancora Dincic va a sbagliare la conclusione sporcata da Bini nella circostanza e dunque pallone recuperato da Pozzuoli. De Ninno mette il pallone a terra, poi ritorna da Di Marco, si fa vedere Longobardi, arriva Bini a portare il blocco, non lo sfrutta Di Marco, si butta dentro dall'altra parte, va a sbagliare, il rimbalzo è di
Riccardo Malagoli con Di Marco che protesta all'indirizzo degli arbitri, però chi era già dall'altra parte con Dincic che va da Erk, ma questo è fallo di Di Marco non sanzionato. Si può ricominciare, ci sono 14 secondi sul cronometro dei 24 per andare al tiro, prende la linea di fondo Ciera e si va a prendere anche il fallo, dunque altri 14 secondi sul cronometro dei 24 con Di Marco che continua a protestare all'indirizzo degli arbitri. C'è un cambio per Mauro Serpico, va ad accomodarsi in panchina Bini lasciando spazio a Thiam che ritorna in campo. Rimessa da fondo campo per Napoli con Ugo Erkma alla battuta. Erkma va da Dincic in punta per Malagoli, ancora Ciera, abbastanza immobili i giocatori di Napoli, quindi Ciera prova a fare tutto da solo, però va a prendersi la stoppata di Thiam e il contropiede di Pozzuoli con Longobardi che prova a finalizzarlo, va a prendersi però solo un fallo in attacco da parte di Ugo Erkma che aveva colpito l'avversario nella circostanza secondo il giudizio arbitrale. Dunque rimessa per Pozzuoli e tutto il tempo per costruire una nuova azione, 19 secondi per la squadra di coach Serpico. C'è Thiam da fondo campo per la battuta di questa rimessa, si fa vedere Longobardi, buona però la difesa di Napoli che non concede la ricezione semplice a Pozzuoli, alla fine però il pallone va da Longobardi sotto per Thiam, spalla canestro contro Malagoli, vediamo qui al limite del fallo in attacco Thiam, però va a trovare due punti facili sulla difesa di Malagoli. Ciera va dall'altra parte per Erkma, subito sotto per Malagoli e due punti per Napoli con Malagoli che va a appoggiare a canestro i primi del suo match. 26 Napoli, 19 Pozzuoli che comunque resta attaccata alla formazione azzurra. De Ninno per Di Marco che va da Longobardi, finta il tiro da tre punti, va sotto da Thiam che va a inchiodare la schiacciata a due mani, maniera anche abbastanza semplice nella circostanza, troppo molle l'approccio difensivo degli azzurri. Molinari si fa vedere, Ciera riceve, adesso arriva il blocco di Malagoli che si butta subito dentro, non lo serve Ciera, lo serve adesso Erkma, prova a giocare spalla canestro contro Thiam, Malagoli va a alzare la parabola con il gancetto che non va, il rimbalzo è di Pozzuoli con De Ninno dall'altra parte, va fino in fondo De Ninno, lo scarico fuori per Longobardi che finta il tiro da tre punti, si butta dentro, va a alzare la parabola a segnare, però qui nella circostanza Napoli ha un po' mollato in difesa, non c'è caro Stefano la stessa intensità del primo quarto e della prima parte di secondo quarto in difesa, tiri troppo semplici concessi a Pozzuoli, penetrazioni poco contestate, dunque Pozzuoli si rifà sotto 26-23 il punteggio adesso. Sì, la differenza però è chiaramente anche dipesa dal fatto che Lulli ha cominciato un po' a girare gli uomini dalla panchina, sono entrati Malagoli, Erkma, è entrato Ciera che era partito in panchina, non sta benissimo, ho saputo di un problema di stomaco che ha avuto tutta la notte. Secondo me la differenza si vede parecchio, perché in difesa soprattutto Malagoli non tiene il lungo e questo fa tutta la differenza. E poi chiaramente abbiamo perso un po' di intensità, un po' di chimica e questo ha provocato il contro break. Adesso non so se Lulli deciderà subito di cambiare o darà ancora un po' un pizzico di fiducia a questo quintetto, vedo già un Milani dentro, quindi comunque qualcosina ha cambiato, però è chiaro che quando non c'è Bagnoli la differenza è forte. Sì, assolutamente sì, lo sapevamo perché Napoli ha giocato gran parte delle sue partite di questo campionato senza un lungo di peso lì sotto. Adesso però c'è Lulli che ovviamente cerca di dare fiducia anche a Malagoli e lo conferma nel quintetto. Si riprende il gioco con Ugo Erkma che va da Milani, Molinari per Ciera, Ciera
prova ad andare sotto da Malagoli, alla fine ritorna da Molinari che va sotto da Erkma che va a alzare la parabola, a sbagliare, rimbalzo premia Malagoli, extrapossesso per Napoli con Malagoli che prova a battere Di Marco, però ha subito un colpo al volto Riccardo Malagoli. C'è un cambio per Pozzuoli, Bini subito di nuovo in campo. Memedovic lascia spazio a Matteo Bini, rimessa in attacco per Napoli, però Malagoli non riesce a continuare a giocare per il colpo subito al volto. Di Marco si accerta delle sue condizioni e poi rientra in campo. Erkma va da Milani che finta la conclusione, poi ritorna da Ugo Erkma, si alza Bagnoli per il blocco, si fa vedere sotto Simone Bagnoli che va da Molinari, fuori per Milani, nell'angolo per Ciera che si butta dentro, va a perdere il pallone. Di Marco per Bini con la possibile tripla del pareggio che entra ed esce, il rimbalzo è di Napoli, pallone per Milani. Milani prova ad andare sotto da Bagnoli e due punti per Napoli con l'ingresso in campo di Simone Bagnoli, già a quota 10 punti, 28 Napoli, 23 Pozzuoli, e Lulli va a richiamare Ciccio Guarino. Bini qui si alza da due punti, va a sbagliare, rimbalzo premia Simone Bagnoli che apre subito per Ugo Erkma. Ancora Bagnoli, sotto per Ciera, spalla canestro contro Longobardi, Ciera va fuori poi da Bagnoli, consegnato per Molinari, anzi no, va adesso da Milani, nell'angolo per Erkma con spazio da tre punti, va a sbagliare la tripla, si lotta al rimbalzo, la spunta Longobardi che in contropiede va a prendersi un fallo da parte di Ciera, se non andiamo errati, e minuto di sospensione richiesto dalla panchina di Lulli, credo per parlarci un po' su Stefano, perché comunque Napoli non è la stessa squadra che abbiamo visto pochi minuti fa. Sì, ti ho detto, si è perso un po' quel feeling, quella chimica che c'era, ci sta naturalmente nel corso della partita una cosa del genere. Credo che adesso con Bagnoli e Guarino l'asse play pivot torna quella titolare, magari può essere questo foriera di un nuovo allungo degli azzurri, anche se devo dire Pozzuoli è una squadra che l'ho vista varie volte quest'anno, gioca tutte le partite veramente al 100%, poi è anche un po' sfortunata perché gli è andata veramente male 3-4 volte, partite stravinte, perse in maniera incredibile nell'ultimo quarto con parziali sfavorevoli di 15-16 punti, cioè cose veramente strane che altrimenti credo che avrebbero almeno 4-6 punti in più in classifica. È una squadra da rispettare, ecco, questo è sicuro. Assolutamente sì, squadra da rispettare, la Virtus Pozzuoli. Adesso le due squadre ritornano in campo, Napoli con Guarino, Ciera, Molinari, Milani e Bagnoli. In campo Pozzuoli con Conforto, Bini, Longobardi, Tessitore e Thiam. Proprio Longobardi va da Tessitore, si alza Thiam per portare il blocco su Milani, Tessitore poi va in pick and roll da Thiam che commette un'evidente infrazione di doppio palleggio e dunque pallone recuperato da Napoli con l'ingenuità di Thiam. Molinari per Guarino, si riprende il gioco, 3.50 al termine del secondo quarto. Ciera per Milani, prova a sfruttare il blocco di Bagnoli, va sotto proprio da Bagnoli Milani, Bagnoli prova la conclusione sotto canestro, va a sbagliare, va a prendere lo stesso suo rimbalzo e due tiri liberi conquistati da Bagnoli sfruttando il fallo di Thiam che va a commettere il secondo fallo personale, quindi due tiri liberi per Simone Bagnoli.
mette il primo Bagnoli. Uno su due per il pivot toscano. Dunque punteggio che resta sul 29 a 23. Longobardi si butta dentro, poi scarica fuori per Tessitori. Pallone sporcato da Milani, che però adesso va a protestare all'indirizzo dell'arbitro per l'evidente ultimo tocco di Tessitore. E gli arbitri che però non cambiano la decisione e confermano il possesso per la Virtus Pozzuoli. Intanto ritorna Di Viccaro in campo, al suo posto gli lascia spazio, anzi, Adrian Ciera. Tessitore va da Longobardi, su di lui Molinari, si butta dentro per via centrale. Tessitore va a perdere palla Pozzuoli allo scadere dei 24, grazie all'ottima difesa di Napoli e nella fattispecie di Molinari. Qui Tiam, un po' di storie tese tra lui e i giocatori di Napoli. Tiam che continua a chiedere spiegazioni a Ciccio Guarino. Si continua a discutere in campo. Alla fine pare sia tutto risolto. Molinari alla battuta della rimessa. Gestisce questo nuovo possesso di Napoli Ciccio Guarino, che va da Molinari. Ancora per Di Viccaro, si alza Milani, riceve adesso su di lui Tessitore. Arriva il blocco di Bagnoli, si butta dentro Milani, va sotto da Bagnoli, poi recupera il pallone, va a realizzare con il sottomano. 4 punti per l'ex Bergamo e Domegna. Conforto. Riceve Tiam, che prova a consegnare il pallone nelle mani di Tessitore, però subisce un colpo Tessitore e perde il pallone Pozzuoli, con Tessitore che si era disinteressato del pallone per un colpo subito. È girata la caviglia, credo, sul piede di Milani, perché Milani è stato il primo subito a accorgersi del problema. Evidentemente ha preso proprio lui sul collo del piede o sulla scarpa, e penso è una distorsione abbastanza pesante, perché movimento innaturale e poi lui subito fuori dal campo, quindi la vedo dolorante, non so, speriamo che possa rientrare, e sicuramente sarebbe un'assenza pesante per Pozzuoli. Eh sì, è probabilmente qualcosa sicuramente da non sottovalutare per Tessitore, perché vediamo dolorante a bordo campo, speriamo sia nulla di grave. Guarino si butta dentro per via centrale. Guarino va a alzare la parabola. Ciccio Guarino, 2 punti per lui. E Napoli che vola sul più 10. E qui fallo in attacco di Conforto, con Guarino furbo nella circostanza a prendersi il contatto. E indurre gli arbitri a chiamare fallo di sfondamento. Guarino per la rimessa. Di Viccaro cede il pallone, lo riceve, va sotto da Molinari, che però ha una brutta ricezione del pallone, perde la sfera, si butta dentro Longobardi in coast to coast, e arriva il fallo da parte di Viccaro. Saranno 2 tiri liberi per Longobardi. 33 a Napoli, 23 Virtus Pozzuoli. A sbagliare il primo tiro libero Nicola Longobardi. Uno su due per il giocatore puteolano. Di Viccaro riprende subito il gioco con Guarino, che prova a correre. Milani
si fa vedere Guarino, riceve in punta, va sotto da Bagnoli nell'angolo per Di Viccaro che ritorna da Milani, che va poi da Ciccio Guarino. Milani pensa alla conclusione da tre punti, poi quasi a perdere palla, la tiene in qualche modo, va a alzare la parabola e va a realizzare. ...35 Napoli, 24 Pozzuoli. Bini nell'angolo per Carichello che si alza da tre punti, va a sbagliare, rimbalzo è di Viccaro e Milani che consegna il pallone nelle mani di Guarino. Di Viccaro, arriva il blocco di Bagnoli, Di Viccaro va sotto da Bagnoli che finta la conclusione e poi comodamente va a realizzare altri due punti. Napoli che tocca il massimo vantaggio 37 a 24 più 13 per la formazione di Gocciolulli a un minuto dal termine del primo tempo di gioco. Bini prova a battere Molinari, va a alzare la parabola, a prendersi un fallo da parte di Dario Molinari, anzi no, il fallo è di Milani nella circostanza. Secondo fallo personale per Milani che chiede spiegazioni all'arbitro per questo fallo fischiato al suo indirizzo. Due tiri liberi per Bini. Mette il primo Matteo Bini. Fa 2 su 2 Matteo Bini e time out richiesto dalla panchina di Napoli per gestire questi ultimi 46 secondi di gioco. Intanto Stefano, credo che non siano buone notizie per Tessitore che continua a restare a bordo campo abbastanza dolorante. Speriamo sia nulla di grave, speriamo che possa riprendere a giocare. Sì, ovviamente, insomma, ci auguriamo tutti che possa rientrare. Napoli, insomma, come si poteva forse prevedere nel momento in cui ha rimesso in campo, insomma, un quintetto più tosto, ha preso il largo, ha sfruttato il momento un po' a vuoto di Pozzuoli, break pesante, e adesso insomma siamo a più 11 con una squadra abbastanza in controllo della situazione. Bagnoli continua a giocare, tra l'altro dà la sensazione di giocare al 50% di quello che può, eppure domina totalmente nell'area, perché ogni volta che prende palla praticamente non riescono neanche minimamente a limitarlo, e questo forse è un buon segno anche nelle partite più pesanti che verranno, partite insomma nelle quali Napoli probabilmente dovrà veramente dare 101% e forse di più per provare a vincere, e forse lo vedremo veramente a lui al 100% e non sappiamo cosa potrà fare. Eh sì, giocatore assolutamente di altra categoria Simone Bagnoli, lo sta dimostrando, seppur al 50% come diceva poc'anzi il nostro Stefano. Milani va da Guarino, c'è un accenno di zona da parte di coach Serpico. Guarino ritorna da Chiera, intanto è rientrato in campo, si butta dentro Chiera, alzare la parabola, a sbagliare, peccato, il rimbalzo è di Mehmedovic che consegna il pallone a Carrichello, al limite del fallo l'intervento di Guarino. Carrichello va nell'angolo da Longobardi con spazio da tre punti, va a sbagliare, il rimbalzo premia Simone Bagnoli che ha ricevuto un colpo al volto, pare sia nulla di grave, si riprende subito Simone Bagnoli e Napoli che guida questo nuovo possesso, si alza da due punti Bagnoli, va a sbagliare, finisce così il secondo quarto di gioco sul punteggio di 37, generazione vincente Napoli Basket 26, Virtus Basket Pozzuoli. Noi ci fermiamo per qualche minuto, riprenderemo il collegamento nel terzo quarto, a tra poco. Eccoci collegati dal Palasport di Casalnuovo per raccontarvi quel che resta di Gevi Napoli Basket Virtus Pozzuoli.
Il punteggio dopo 20 minuti di gioco dice 37 Gevi Napoli Basket, 26 Virtus Basket Pozzuoli. Per Napoli ci sono 13 punti di Bagnoli totalizzati nei primi 20 minuti di gioco, 7 per Dicic, 5 per Di Vicaro, 6 per Milani, 4 per Guarino e 2 per Malagoli. Dall'altra parte Longobardi con 5 punti, 9 punti per Bini, 4 per Tessitore e 2 di Marco. È tutto pronto per la ripresa del gioco, Pozzuoli in campo con Di Marco, Carichiello, De Ninno, Thiam e Bini. Napoli invece con Guarino, Di Vicaro, Milani, Dincic e Bagnoli. Dunque il quintetto iniziale per Cocciolulli. Il primo possesso è di Pozzuoli con Di Marco che prova subito a realizzare da due punti e fallo di Dincic al rimbalzo. Dunque extra possesso di Pozzuoli con la rimessa da fondo campo, l'incaricato è Thiam per Bini che finta la conclusione da tre punti, le mani addosso di Dincic, poi il pallone ritorna a Di Marco. Marco sotto per Bini, spalla canestro contro Di Vicaro, servito Thiam che va a appoggiare a tabellone i primi due punti di questo secondo quarto. 37 Napoli, 28 Pozzuoli. Guarino si va da Dincic che cerca sotto Bagnoli con un passaggio improbabile che addirittura va a toccare il ferro. Pozzuoli recupera il pallone con De Ninno, poi Thiam, spalla canestro contro Bagnoli. Di Marco mette il pallone a terra, va a servire sotto Thiam che commette un fallo, anzi no, ha pestato la linea di fondo campo probabilmente Guarino. Dunque ci sono altri 11 secondi per andare al tiro per Pozzuoli. Thiam va da Bini che riceve il pallone, poi va da Di Marco, 8 secondi per andare alla conclusione, riceve Carricello che prova a prendere la linea di fondo, lo scarico fuori per Thiam che va a concludere, ma nel frattempo sono scaduti i 24 secondi a disposizione della squadra di coach Serpi. Dunque palla persa per Pozzuoli, Napoli che potrà gestire questo nuovo attacco. Adesso coach Serpico prova a mettere pressione a Napoli con questa difesa a tutto campo. Milani supera adesso la linea di metà campo, su di lui De Ninno, riceve Di Vicaro che nella circostanza usciva dai blocchi. Dincic per Guarino, arriva il blocco di Bagnoli su Di Marco, si alza da tre punti Guarino, anzi no, va sotto da Bagnoli che non trova il giusto angolo di tiro e va a sbagliare. Quest'altra parte però Guarino commette fallo su Carricello e Cocciolulli chiede spiegazioni nella circostanza, però ci sembrava che addirittura Carricello nella circostanza avesse allargato il braccio su Guarino che non era fermo, quindi poteva anche lasciar correre nella circostanza l'arbitro e non sanzionare Ciccio Guarino. Così non è stato, è arrivato il secondo fallo personale per Guarino. E dunque pallone nuovamente a Pozzuoli, Di Marco prova a battere proprio Guarino, alla fine va da Thiam che ritorna poi dal suo playmaker, si alza da due punti Di Marco, va a realizzare in bello stile con il palleggio a resto e tiro. Guarino è già dall'altra parte con Dincic e poi ritorna da Guarino, si butta dentro per vie centrali, poi si alza da due punti a sbagliare, peccato, il rimbalzo è di Bagnoli che va a correggere a tabellone, altri due punti, 15 per il numero 5 azzurro. Carichiello si butta dentro per via centrale, alzare la parabola, a sbagliare, il rimbalzo è di Vicaro che è già dall'altra parte del campo con Milani, apertura per Guarino che batte sul primo palleggio Thiam e va a realizzare con l'arresto e tiro
nell'area pitturata. E Napoli che ritorna sul più 11, 41 Gemi Napoli Basket, 30 Virtus Bava Pozzuoli. De Ninno va per via centrale, alzare la parabola con il palleggio arresto e tiro che non va. Il rimbalzo è di Milani, Napoli adesso prova a correre. Milani apre per Guarino che va sotto da Dincic, si fa vedere nell'angolo il capitano, Dincic prova a mettersi in proprio, poi ritorna adesso dal capitano che ritorna nuovamente da Dincic che va a commettere fallo in attacco. E dunque palla persa da parte di Dincic in attacco. Secondo fallo personale per Dincic. E Pozzuoli con il nuovo possesso. Di Marco si fa vedere De Ninno, si alza Tiam per portare il blocco. De Ninno va, si butta dentro però va a perdere il pallone, lo recupera Dincic che parte in contropiede, va fino in fondo, ne mangia Dincic, due punti per il lungo classe 98. Di Marco si butta dentro, lo scarico fuori per Carichiello che si alza da tre, il tiro è lungo, il rimbalzo è di Dincic e Guarino prova ancora a correre. Di Viccaro si alza da tre punti, Di Viccaro mette la tripla, vince Di Viccaro e time out chiamato dalla panchina di Pozzuoli con il massimo vantaggio di Napoli a quota 16 punti. Caro Stefano, Napoli dà la sensazione, soprattutto nelle ultime partite, che quando decide di chiuderla, e lo fa, va fino in fondo senza pietà. Vedo anche per esempio Guarino che prova sempre a correre, prova sempre a spezzare il ritmo della gara con queste transizioni veloci, con gli assist per i compagni. È un giocatore rigenerato rispetto alla prima fase di campionato, non so se anche tu la vedi così. Sì, sicuramente Guarino, del resto, ha anche lui beneficiato dell'arrivo di Bagnoli, in qualche modo si sente più forte e più sicuro quando c'è un lungo di riferimento così, gioca in un'altra maniera, soprattutto il playmaker gioca in tutt'altro modo. Appena Pozzuoli è arrivato a meno 7, immediatamente nuova accelerata e adesso siamo di nuovo a più 16, anzi questo è il massimo vantaggio, ma si vede che giocano adesso tranquilli, sciolti. Di Viccaro, nonostante abbia tirato male le ultime due partite, è tranquillo, è in fiducia, ha fatto due triple anche non facili, non semplici. Dincic ruba palla e va in contropiede. Sicuramente insomma c'è una squadra, dicevo, completamente diversa davanti ai nostri occhi e questo sinceramente ci fa piacere dopo aver un po' sofferto tutto il girone d'andata. Eh sì, qui Napoli ha recuperato il pallone sulla conclusione sbagliata di Carrichiello, qui Bagnoli va da Dincic nell'angolo che prova a prendere la linea di fondo contro Tiam, va a prendersi però la stoppata del lungo Puteolano. Guarino poi va sotto con l'assist per Dincic, c'è il fallaccio di Carrichiello, ma che assist che ha servito Ciccio Guarino a Dincic, che peccato è stato fermato col fallo perché sennò sarebbe stata veramente un'azione coi fiocchi. Bel lampo di pallacanestro da parte di Guarino che insomma non ce ne ha fatti vedere tantissimi, senza essere troppo severi, però diciamo in questa prima parte non ha dato forse quello che noi ci aspettavamo, nonostante lui sia un giocatore con una certa età, diciamo sicuramente non di primo pelo, però sta benissimo fisicamente, veramente è un orologio svizzero e insomma vederlo così oggi fa veramente piacere. Eh sì, Dincic intanto va a realizzare anche il secondo. Napoli vola a più 18, 48 Gemi Napoli Basket, 30 Virtus Pozzuoli, che adesso supera con qualche piccolo patema la metà campo. Pallone per Carichiello che va ad appoggiare due punti semplici a canestro. Milani, c'è lui a portare palla, poi preferisce cedere il pallone a Guarino. Riceve Di Viccaro che va da Ciccio Guarino nell'angolo per Milani, la finta di tiro da tre punti di Milani, si alza da due punti Tommaso Milani con il canestro del più 18, 50-32, 5-15 al termine del terzo quarto.
Carricchiello sotto per Thiam, prova a giocare in posto contro Bagnoli che lo difende benissimo, però alla fine Thiam riesce a trovare i due punti eludendo la marcatura di Bagnoli. Vince ci mette il pallone a terra, poi va nell'angolo da Di Viccaro che chiama a sé Milani, arriva il blocco di Dincic, Guarino si butta dentro per il centrale, lo scarico fuori per Dincic che va a alzare la parabola, a sbagliare, rimbalzo è di Carricchiello che è già dall'altra parte del campo con la conclusione che non va e l'infrazione di passi chiamata all'indirizzo di Carricchiello. Ha ragione Carricchiello in questa azione, netto il fallo sul braccio da parte di Viccaro, non l'ha visto proprio l'arbitro, infatti sta dicendo ma come chiami i passi, lui ha fatto passi perché naturalmente stavo tirato giù, ma abbastanza evidente, in maniera evidente davanti all'arbitro, non so come ha fatto a non vedere, forse era coperto in quel momento, da qui si è visto benissimo, però capita insomma in questo campionato di vedere parecchi svarioni degli arbitri. Eh sì, questo svarione è abbastanza importante dell'arbitro che non ha visto la trattenuta su Carricchiello. Milani va nell'angolo da Molinari che poi ritorna nuovamente da Milani per via centrale, va fino in fondo Milani a alzare la parabola e qui c'è il fallo di Carricchiello. Vado ad accomodarsi in panchina Carricchiello. Ci saranno due tiri liberi per Tommaso Milani. Qui c'è l'avvertimento ufficiale da parte degli arbitri alla panchina di Pozzuoli con Carricchiello che ha un po' perso le staffe per quel passi fischiato dall'altra parte, per questo fallo sanzionato quasi in fotocopia rispetto all'azione precedente. Intanto Milani va a realizzare il primo tiro libero a sua disposizione, 51-34 Napoli, 52-34 con il 2-2 di Tommaso Milani. 4 minuti al termine del terzo quarto di gioco. De Ninno ancora a palleggiare, si butta dentro De Ninno, lo scarico nell'angolo per Di Marco e la rubata da parte di Guarino che apre il contropiede per Milani che va da Di Viccaro che si alza da 3 punti, vinza Di Viccaro con la tripla del 55-34, Napoli che vola sul più 21 ed è ovviamente il massimo vantaggio di questo match. Longobardi sotto per Bini che si alza da 2 punti, va a sbagliare, rimbalzo di Bagnoli che apre il contropiede con Molinari che pesca nell'angolo di Viccaro che si alza ancora da 3 punti, vince Di Viccaro a sbagliare, il rimbalzo toccato da Milani, Guarino nell'angolo pensa alla conclusione da 3, poi preferisce ragionarci e tornare da Di Viccaro, Molinari nell'angolo per Milani da 3, mette la tripla Tommaso Milani, Napoli vola e registra un nuovo massimo vantaggio sul più 24. 3 minuti al termine, Napoli che ipoteca quella che sarebbe la sesta vittoria, però ovviamente è ancora molto presto per dirlo. Di Marco nell'angolo per Longobardi che si alza da 3 per rispondere a Milani, la tripla non va, il rimbalzo premia Pozzuoli con l'assist di Di Marco per Bini che trova 2 punti che spezzano il break di Napoli aperto ormai da un bel po'. Nuovo attacco azzurro, Molinari per Di Viccaro, si alza Tommaso Milani, riceve adesso, si fa vedere anche Ciccio Guarino, riceve Molinari che poi va dal suo capitano che perde la maniglia, perde anche il pallone, contropiede di De Ninno che va fino in fondo a inchiodare la schiacciata e punteggio sul 58-38 con il mini break di Pozzuoli di 4-0. Guarino va a pescare sotto Di Viccaro, spalla a canestro contro Longobardi, Di Viccaro prova a girarsi, serve poi fuori Milani che sfrutta il blocco di Bagnoli, va fino in fondo a alzare la parabola, fallo e canestro di Tommaso Milani che avrà l'opportunità di completare l'azione da 3 punti dalla lunetta con il tiro libero aggiuntivo. 60 Napoli 38 Virtus Pozzuoli e
Bini che va ad accomodarsi in panchina lasciando spazio a Mehmedović. Milani dalla lunetta va a realizzare l'aggiuntivo, 61 Napoli 38. Virtus Pozzuoli più 23, non è il massimo vantaggio registrato da Napoli in questo match. Longobardi va a dare la parabola di Tabella, pallone che entra ed esce e c'è anche un fallo sanzionato a Molinari. Due tiri liberi dunque per Longobardi a 1 minuto e 36 secondi al termine del terzo quarto di gioco. Intanto Longobardi, sfortunato nella circostanza, va a sbagliare il primo tiro libero a sua disposizione con il pallone che entra ed esce. Il secondo è invece buono. Pozzuoli sale a quota 39, ma ci sono 61 punti di Napoli e 21 da recuperare per Pozzuoli. Di Vicaro prova a sfruttare il blocco di Bagnoli, si butta dentro per via centrale. Di Vicaro prova a servire Bagnoli, ma non è una buona idea. Pallone perso per il numero 10 azzurro e fallo di Dario Molinari. Molinari con il suo secondo fallo regala l'opportunità di due tiri liberi a De Ninno. De Ninno va a sbagliare il primo tiro libero a sua disposizione, ne avrà un altro. De Ninno fa 1 su 2 con un pizzico di fortuna e Pozzuoli torna a meno 21. Di Vicaro va da Molinari, si butta dentro Molinari, anzi no, lo scarico fuori per Guarino che va da Bagnoli, fuori ancora per Di Vicaro, da tre va a sbagliare Di Vicaro e c'è un fallo al rimbalzo sanzionato a Ciccio Guarino, anzi no, a Simone Bagnoli, che regala un altro viaggio dalla lunetta a Pozzuoli. C'è Tiam dalla linea della carità. Tiam mette, anzi no, pallone entra ed esce. Fa 0 su 2 Tiam, il rimbalzo è di Molinari. Guarino va da Milani. Ancora Tommaso Milani, che si alza da due, anzi no, serve sotto Bagnoli che si va a guadagnare un fallo che lo manderà in lunetta per due tiri liberi. 61 Napoli 40. Virtus Pozzuoli. Stefano, ci aspettano adesso, credi, 10 minuti di gestione da parte di Napoli, che già dà la sensazione di gestire questo risultato, questi 21 punti di vantaggio? Penso di sì, l'idea sicuramente di Lulli è giocare ancora qualche minuto mentre Bagnoli segna il primo, per non esagerare, però magari gli ultimi 5 minuti, insomma. Adesso credo che vedremo comunque di nuovo in campo nell'ultimo quarto anche Malagoli, forse nel finale, se il distacco è questo, anche Puoti, ma magari anche qualcuno dei ragazzi. Il suo intento è chiaramente quello di non spremere troppo la squadra, ma di, insomma, comunque di non rischiare nulla fino alla fine, perché sappiamo che la pallacanestro è strana, però questa mi sembra una partita ormai incanalata. Eh sì, partita incanalata con l'errore di Mehmedović da sotto. Seguiamo questo attacco di Napoli con Milani che prova ad andare dentro. Si va a prendere un fallo Milani.
terzo personale per Di Marco. Va ad accomodarsi in panchina, accolto dagli applausi del pubblico di Casalnuovo, Simone Bagnoli. E in campo Nemanja Dincic. Va a realizzare il primo tiro libero Tommaso Milani. Ne avrà un altro a sua disposizione. Buono anche questo, con un pizzico di fortuna. 64 Napoli, 40 Pozzuoli, 10 secondi al termine del terzo quarto di gioco. Di Marco va da Bini, che si alza da 3, va a sbagliare, rimbalzo, premia Dinci, ci sono 3 secondi per andare al tiro. Guarino si alza con la preghiera da casa sua, pallone che quasi a momenti entrava, e punteggio che dice 64 a Napoli, 40 a Pozzuoli al termine del terzo quarto di gioco, con altri 10 minuti da vivere insieme e con un vantaggio consistente da gestire per Napoli, ben 24 lunghezze, 64-40. Ovviamente, come diceva prima Stefano Lulli, probabilmente concederà qualche minuto ai vari Malagoli, Erkma, forse anche Chiera, che non è al meglio per questa partita, e forse ci sarà la possibilità di vedere in campo anche qualche giovane nel finale. Napoli che dunque, Stefano, si avvicina a quella che sarebbe la sesta vittoria consecutiva, cammino assolutamente positivo in questo 2019. Napoli pratica non perde dall'ultima gara del 2018, questo vuol dire che veramente il vento è cambiato. Sì, sì, e chiaramente vincere, come sappiamo, aiuta a vincere, il morale diventa fondamentale, la squadra adesso è molto più convinta dei suoi mezzi, gioca con una consapevolezza che non aveva nella prima parte del campionato. Questa è una partita che, insomma, 3 mesi fa sarebbe stata equilibrata probabilmente, 2 mesi fa. Oggi è una partita che ci sono 20 punti in questo momento di scarto, poi aspettiamo il finale, però c'è una certa differenza tra la squadra, il Napoli Basket visto a Pozzuoli nell'andata e questo qua. Penso veramente una differenza enorme, e questo deriva da tanti fattori che abbiamo già ampiamente sviscerato. Credo che insomma, adesso veramente anche la trasferta di domenica di Costa d'Orlando è una partita che, anche se i siciliani sono in buon momento, hanno recuperato una buona posizione di classifica, è un avversario obiettivamente temibile, però non mi sembra che ci siano delle veri avversari impossibili in questo momento per Napoli. Questa squadra, secondo me, può andarsela a giocare anche a Caserta contro la Deco fino all'ultimo momento. Cioè, io vedo una partita equilibrata a Caserta se Napoli resta questa qui. Assolutamente sì, qui Guarino pensa alla conclusione da 3 punti, poi si prende il tiro da 2, va a sbagliarlo, il rimbalzo è di Marco con Longobardi che è già dall'altra parte. Di Marco per De Ninno, mette il pallone a terra De Ninno, si alza Memedovic per portare il blocco su Molinari, poi De Ninno preferisce non cedergli il pallone, va a perdere la maniglia di Viccaro. Molinari nell'angolo per Milani, su di lui Memedovic, si alza Dincic per portare il blocco su De Ninno. Guarino poi va da Milani, prova a battere Memedovic, si alza da 2 punti, va a sbagliare, rimbalzo di Bini con Di Marco che apre la transizione. Ancora Di Marco, si fa vedere Bini contro Molinari, arriva il fallo di Molinari che l'aveva trattenuto nella circostanza, innervosendo anche l'ex Virtus Cassino. Rimessa in attacco per Pozzuoli, Bini va da Di Marco, si fa vedere De Ninno nell'angolo, Di Marco poi pesca sotto Bini che va a prendersi il fallo di Tommaso Milani, e dunque ci saranno 2 tiri liberi per
Matteo Bini. Per Napoli intanto ci sono 4 uomini in doppia cifra, Milani con 18, 16 per Bagnoli e 11 a testa per Dincic e Di Vicaro. Dall'altra parte invece Pozzuoli ai 10 punti di Thiam e gli 11 di Bini, con la possibilità di incrementare il suo tabellino personale. In questo momento lo fa Matteo Bini, quindi 12 punti per lui. Napoli però è già da quest'altra parte con un Guarino che con poche difficoltà riceve questo pallone e prova a guidare questo nuovo attacco di Napoli. Molinari nell'angolo per Di Vicaro, ancora Di Vicaro, va da Molinari in punta, si butta dentro Molinari, la finta di passaggio per Milani, la palla persa qui Longobardi in contropiede, va a prendersi il fallo di Vicaro, che aveva colpito nella circostanza il numero 10 Puteolano. Rimessa in attacco dunque per Pozzuoli. Memedovic alla battuta, riceve Di Marco, si alza a 3 punti con spazio, va a sbagliare, rimbalzo di Molinari e Guarino a portar palla. Ancora Ciccio Guarino, si fa vedere Di Vicaro, però alla fine riceve Milani. Guarino mette il pallone a terra, pensa alla conclusione, poi va nell'angolo Di Vicaro con spazio da 3 punti. Pensa Di Vicaro, mette la tripla. 67 Napoli, 41 Virtus Pozzuoli, 8 minuti al termine del match, con Napoli avanti di 26 lunghezze. Longobardi pensa ad andare sotto da Bini, però preferisce ripartire da De Ninno, che poi va da Di Marco nell'angolo per Bini con spazio da 3, il pallone entra ed esce, alla fine il rimbalzo lo prende Ciccio Guarino, che guida questo attacco. Molinari va da Milani, prende la linea di fondo, lo scarico fuori per Guarino, sotto per Dincic, pallone perso da Napoli con Pozzuoli che è già dall'altra parte con Longobardi che va fino in fondo ad appoggiare a canestro. 67 Napoli, 43 Virtus Pozzuoli, più 24 Gevi Napoli Basket. Guarino per Milani, ancora Guarino, ancora per Di Vicaro. Di Vicaro continua a palleggiare, va nell'angolo da Milani, pallone sporcato da Di Marco. Sono solo 5 secondi sul cronometro dei 24 per andare alla conclusione. Napoli dovrà trovare un tiro molto veloce. Guarino va da Di Vicaro che si gira, tira, va a sbagliare. Il rimbalzo è di Longobardi. Da quest'altra parte però Molinari recupera il pallone e prova a lanciare Ciccio Guarino che va fino in fondo ad appoggiare a canestro. 69 Napoli, 43 Virtus Pozzuoli, ottavo punto di Guarino. Bini va a alzare la parabola, a sbagliare, rimbalzo di Milani e prova ad aprire subito il gioco Milani con un passaggio che percorre circa 15 metri e 2 punti per Nemanja Dincic. 71 Napoli, 43 Pozzuoli, qui Dincic quasi l'ha rubata, Memedovic però la tiene e va però comunque a sbagliare. Guarino qui apre il gioco per Dincic che va da Milani che poi ritorna da Dincic che va a prendersi il fallo. Nella circostanza si è assistito anche ad un eccessivo altruismo. A 6 minuti e 8 secondi dal termine Napoli conduce 71-43 più 28. Fuori Molinari e Di Vicaro tra gli applausi del pubblico. E dentro Chiera e Malagoli. Due tiri liberi per Dincic. Va a sbagliare il primo Nema, ne avrà un altro. Dincic fa 2 su 2, 1 su 2, pardon, e 72 a 43 per Napoli più 29 ed è il massimo vantaggio.
Di Marco per De Ninno, ancora De Ninno dal palleggio, va sotto da Thiam che si prende il fallo di Riccardo Malagoli. Dunque rimessa in attacco per Napoli. Longobardi alla battuta. De Ninno per Di Marco. Ancora Di Marco. Va a alzare la parabola Di Marco a realizzare in qualche modo due punti per lui che consentono a Pozzuoli di toccare quota 45. Chiera sotto per Malagoli che va a perdere il pallone. Recuperata è di Thiam. Di Marco prova ad aprire il contropiede per Di Ninno, ma Dicci c'è scaltro a recuperare questo possesso. Guarino va da Chiera, Chiera poi ritorna da Guarino, si alza Malagoli a portare il blocco. Ancora Guarino che pesca Milani dall'altra parte, sotto ancora per Guarino, fuori per Chiera, nell'angolo per Guarino che prende la linea di fondo, va fino in fondo da Malagoli e va a sbagliare. Il rimbalzo è di Di Marco con Pozzuoli che è già da quest'altra parte. Longobardi finta il tiro da tre, si butta dentro, poi cede il pallone a Di Marco, fuori per De Ninno che si alza da tre punti a sbagliare. Il rimbalzo è di Milani. Adesso bisogna anche un attimino calmarsi un po', anzi no, Milani pesca sotto Malagoli e arriva l'errore da parte del numero 7 azzurro. Qui la stoppata di Chiera che recupera anche il pallone e contropiede di Napoli con Malagoli che va ancora a perdere questo pallone. Fasi confuse del match, qui Pozzuoli a perdere palla. Diciamo che in questa fase, caro Stefano, bisogna anche un po' rallentare, bisogna gestire il vantaggio, non bisogna correre. E Cocciolulli adesso che schiera Puti. Napoli che nelle ultime due o tre azioni ha mostrato segni di un pizzico di immaturità. Sì, Lulli ha fatto uscire per un bello applauso a Guarino, ha fatto un'ottima partita, arrabbiato con i suoi che continuavano a lanciare questo contropiede a Malagoli che è lungo in contropiede, proprio non è proprio il più adatto a prendere la palla, gli hanno fatto fare un paio di figure non bellissime e quindi meglio rallentare sicuramente, giocare normalmente questo finale, insomma ormai la partita è chiusa e quindi non c'è più bisogno neanche di accelerare tanto, cioè di giocare in tranquillità dando spazio a tutti. Adesso è entrato anche Poti giustamente perché uno scarto è 27 punti, quindi c'è la tranquillità per poter gestire senza alcun patema. Assolutamente sì. E Pozzuoli che prova a trovare i due punti con questo attacco che però non gli dà fortuna perché scadono i 24 secondi con la palla in mano. Torna in panchina Milani tra gli applausi del pubblico. Ottima prestazione da parte di Tommaso Milani, accolto dagli applausi di tutto il Palasport di Casalnuovo. Dicic va sotto da Poti con un passaggio che obiettivamente non c'era e dunque nuova palla persa di Napoli. Pozzuoli con conforto che va da De Nadic. De Nadic per Longobardi. Longobardi contro Dincic, lo scarico fuori per Conforto con spazio da tre punti e il tiro è corto, però il rimbalzo è di Memedovic, extra possesso per Pozzuoli. Conforto mette palla a terra, su di lui c'è addirittura Dincic, prova a batterlo Conforto, va nell'angolo da De Nadic che alza, si alza da tre punti e va a realizzare. Tripla del numero 23 di Pozzuoli e punteggio sul 72-48. Adrian Chiera, lo spazio, ci prova da tre e mette la tripla. Adrian Chiera, 75 Napoli, 48 Pozzuoli, ripristinato il vantaggio di 27 punti. Intanto c'è anche Luca Gazzineo sul cubo dei cambi, qui Dincic aveva quasi recuperato palla, però l'ha tenuta Pozzuoli con Longobardi che serve l'assist per la scacciata di Thiam. Qui c'è Poti a portare palla.
Ancora Poti per Chiera, Chiera per Dincic, in punta contro Memedovic. Si alza ancora Poti a ricevere, 10 secondi per andare al tiro. Si fa vedere Chiera con spazio da 3 punti servito da Poti. Arriva l'errore da parte dell'argentino, il rimbalzo di Denadic e Conforto che prova a servire sotto Tiam, però Poti va a recuperare caparbiamente questo pallone. Parte in contropiede Alessandro Poti, va fino in fondo a prendersi un fallo. Questo ragazzo, caro Stefano, quando viene chiamato in causa risponde sempre presente, l'ha dimostrato anche l'anno scorso con la vecchia società, addirittura a Roseto, rivelandosi uno dei protagonisti di quella partita che poi fu sfortunata. Napoli la perse, ma giocò anche senza Turner, queste sono altre storie. Però mi piaceva sottolineare l'approccio di questo giocatore al match, che ogni volta che viene chiamato in causa risponde sempre presente. Sì, è un ragazzo che ha grande cuore, grande anche personalità di fare, insomma, delle giocate importanti. Peccato che sbagli questi 2 tiri liberi, secondo me con un po' pizzico di emozione forse, però ecco, quella difesa su Tiam sotto, qui una palla recuperata, è uno che non si ferma mai, gioca, difende, lotta, sai che ti può dare qualcosa in partita e non sempre e non solo in situazioni, diciamo, di, ecco, adesso una lotta al rimbalzo, non sempre solo in situazioni di garbage time o di partita chiusa. È uno che ogni tanto, secondo me, Lulli potrebbe anche ritrovarsi a fargli dare quei 3-4 minuti magari di una difesa forte, una situazione particolare. Eh sì, intanto il pallone ritorna nelle mani di Pozzuoli quando mancano 1 minuto e 13 secondi al termine di questa partita. In campo c'è anche Luca Gazzineo, che adesso difende su Longobardi. Pallone recuperato da Napoli con Malagoli. C'era, serve Poti, che va sotto da Giovanardi, prende la linea di fondo Giovanardi, lo scarico fuori per Gazzineo che ha spazio per questo piazzato da 2 punti. Arriva l'errore, rimbalzo in attacco di Malagoli che lotta sotto canestro ma alla fine non trova quel che voleva, cioè il fallo, magari il canestro. Lo trova invece Longobardi in contropiede. 75 Napoli, 52 Virtus Pozzuoli. Chiera per Gazzineo, Gazzineo per Poti. Si fa vedere ancora Chiera, riceve adesso, si ritorna poi da Poti che si alza per il tiro da 2 punti che non va, il rimbalzo è di Malagoli, fuori per Alessandro Poti, ancora sotto per Malagoli che va ancora a forzare e a sbagliare, il rimbalzo è di Pozzuoli che prova a resicciare qualche punticino, arriva il fallo di Gazzineo su Nicola Longobardi. Quando mancano 11 secondi e 8 decimi al termine, Napoli va a vincere questa partita 75-52, punteggio ormai da un bel po' al sicuro. Longobardi va a sbagliare il primo tiro libero a sua disposizione, ne avrà un altro, fa 1-2 Longobardi. Pallone per Poti che ovviamente congelerà il possesso, supera adesso la metà campo. Saluti di rito a centrocampo, match finito, Napoli va a centrare la 6ª vittoria consecutiva in campionato. La Gevi resta ancora imbattuta e risale ancora la classifica aggiungendo altri 2 punti al suo cammino e a questa corsa playoff che ovviamente vi racconteremo da qui alla fine del campionato. Noi vi possiamo dare i tabellini finali del match con il servizio di LNP Lega Pallacanestro e il suo netcasting. Per Napoli ci sono 18 punti di Milani, 16 per Bagnoli, 14 per Di Vicaro, 14 per Dincic, 8 per Ciccio Guarino, 3 per Chiera e 2 per Malagoli. Dall'altra parte
c'è Pozzuoli con i 12 punti a testa di Tiam e Bini, 11 per Longobardi, 3 a testa per Denino e Denadic, 2 per Carichiello, 4 per Tessitore e 6 per Di Marco. Nel ribadirvi il punteggio, Napoli batte Pozzuoli 75 a 53. Vi rimando ai prossimi appuntamenti, sempre con il servizio di Lino D'Angio e della sua produzione TV, per la prossima partita casalinga del Napoli Basket, che tra 7 giorni andrà in trasferta a Costa, a Capo d'Orlando, contro il Basket Costa d'Orlando. Da Stefano D'Angelo è tutto. Una buona serata.